Andiamo da Peppe Giovinazzo. Buonasera Peppe, buonasera. Buonasera, buonasera, bentrovati. 2-0 in casa, ultimi due turni giocati in casa con il Bocamelito, oggi con lo Scarea, un solo punto, ancora 4 gare da giocare per centrare questa salvezza, un po' più tranquilli Soriano e Stilo Monasterace, a voi chiaramente manca ancora qualche punticino. Intanto oggi questo 2-0 dello Scarea che arriva lì con il lutto che hanno vissuto in questa settimana tutta la comunità, ma un po' il calcio calabrese con la scomparsa di Silvio Longobucco. Sì, una partita giocata in maniera tranquilla da parte loro, nel senso loro avevano meno assilli di classifica, secondo me, e questi li ha portati a giocare la gara più in maniera più serena. Noi stiamo pagando forse quella parte di campionato che abbiamo, dove abbiamo marciato, quindi adesso siamo un po' perché qualche problemino fisico di qualcuno, questo Covid che purtroppo ci persegue ancora, quindi sì. Avevamo qualcuno ciaccato, qualcuno che si deve riprendere da questo Covid, cioè, insomma una settimana anche un po' così, e se mettiamo tutto questo nel calderone poi esce che una partita, quella che abbiamo fatto oggi, una partita dove non siamo stati lucidi come al solito, non siamo stati bravi magari a far gol, in queste gare quando riesci a far gol la partita cambia. Un primo tempo giocato alla pari, diciamo, senza, non abbiamo subito quasi niente a parte lo Scarea. Il problema è quando siamo entrati nel secondo tempo, abbiamo preso subito gol con un Eurogol di Caruso, e lì un poco non abbiamo avuto la reazione, la solita reazione che magari abbiamo quando quando si va sotto, ecco. Quindi poi nel mezzo della partita, quando stavamo cercando di quantomeno di riequilibrarla, abbiamo preso un altro Eurogol di Caruso da quasi in centrocampo, visto il portiere fuori, ha fatto un gran gol, sì. E lì poi abbiamo, la partita è finita, secondo me non abbiamo avuto poi nessun tipo di reazione, di possibilità di poter quantomeno accorciare o addirittura di recuperarla, ecco. C'è una pausa, ma voi non la vivrete perché dovrete recuperare il derby con la Regione Mediterranea. Sì, noi ci dobbiamo buttare a capofitto a fare questi 3 punti che secondo me salvano una stagione, quindi noi abbiamo bisogno di fare questo, ritrovare più uomini possibili già dalla partita di domenica. A fare battaglia per cercare di fare questi 3 punti che ci servono. Poi nell'intermezzo non ci riposeremo, abbiamo una partita di recupero con la Reggio Emilia, sarà un'altra battaglia, quindi abbiamo la possibilità di fare di queste 4 partite, di fare 3 punti, 4 punti che ci servono per tenere. Come si giocano, come si impostano gare come quella con il Gioiosa Ionica, che ha necessità di fare la partita e di vincerla? Pure il Gallicrotona, per carità, purtroppo siamo nelle stesse situazioni. Però voi avete il vantaggio della classifica, ecco, il punto in quel caso potrebbe pure servire. A noi sì, però non, purtroppo il calcio ci insegna che non possiamo giocare per pareggiare, perché a volte se giochi per pareggiare la perdi la partita, quindi le gare vanno sempre affrontate per essere vinte. Poi è normale che c'è l'avversario e accetti il risultato del campo. È logico che noi giocando fuori casa abbiamo risultato, ci potremmo anche accontentare di un risultato diverso, anche perché parliamo di una diretta concorrente, quindi sarà una partita sicuramente complicata e difficile. Noi non volevamo arrivare così, però purtroppo oggi sì. Abbiamo imbeccato una giornata non del tutto positiva, ecco, sì. Quindi siamo costretti ad andare a fare battaglie in altre partite, in altri campi, fino alla fine per tirarci fuori. Sarà da leggere sul campo, come si vuol dire, vedere un po' come andrà. Vabbè, questa è l'abilità degli allenatori. Non è così scontato, no? Fare l'allenatore, alcune volte appare così semplice. Da fuori è facile, siamo tutti allenatori, tutti gioca questo, non gioca quello, perché il cambio, perché questo è normale, però poi a mettersi lì a decidere, a fare, a gestire le situazioni non è facile, anche perché sono. A questo punto del campionato ci sono tantissime dinamiche che scaturiscono un risultato, secondo sì. me, quindi dall'aspetto fisico, mentale, economico, c'è tutto in questo periodo da mettere nel calderone, quindi da fuori è facile, poi
e gestire un gruppo vuol dire anche saper capire le problematiche. Noi adesso siamo in una situazione dove i ragazzi hanno fatto benissimo, devono fare l'ultimo sforzo per salvare questa squadra e anche il lavoro che hanno fatto loro stessi, e questo loro lo sanno, e daremo battaglia fino alla fine sicuramente per tirarci completamente fuori.